È la quinta giornata del campionato femminile, la serie di questa sera di scena. L'Atletico Anzio Lavinio che ospita la Virtus Ostia Calcio a 5. Agli ordini del signor Apollone nella sezione di Ostia Lido. Proprio in questo istante il confronto ed è la formazione ospite a gestire questo primo pallone. La squadra ospite adesso è Vattone, cambia il passo, il tiro e c'è la rete. Il vantaggio della formazione di casa, prima vera occasione di questo confronto. Tanto se ne sono andati i primi 5 minuti di questa gara. Donnini, lancio lungo verso Ferrari, esce anche Iavarone. Danella, Di Blasio avanza, trova la possibilità, il tiro, Iavarone respinge il pallone, finisce a terra. Vattone spara alla porta, prova a girarsi, se ne va, adesso cerca di rimettere il pallone in mezzo, arriva anche Leonetti, spedisce il pallone fuori. Carrà per Leonetti, il diagonale, Vattone si sta per liberare della Leonetti, lo fa un po' a fatica ma ci riesce, poi libera Mastro Francesco, esce Mancinetti, Coletta, Mastro Francesco, Coletta, il tiro e la rimessa laterale da parte della Vattona, la palla messa in mezzo, arriva e c'è il raddoppio, arriva il suggerimento per Aiello che subito di prima in tensione gira il sul palo di sinistra, trova ben appostata Mantese, dialogo con Aiello che si addarta poi nel disimpegno, riconquista però il pallone, se ne va testardamente, c'è la possibilità per dare al Mantese, se ne va e c'è il terzo gol da parte di Vattone, la doppietta personale. Aiello all'indietro, Ruzza di prima intenzione, fuori ci prova l'Ostia, recupera invece Mastro Francesco, accelera verso Aiello, il tiro, il quarto gol dell'Anzio. E giù Mastro Francesco, Aiello rispedisce in avanti, trova pronta da Danella, ancora Danella, prova a recuperare il pallone, Ruzza, il tiro, fermata la sfera da parte della Mastro Francesco, sale Vattone, strattonata, se ne va il tiro, Danella, Mastro Francesco, perso il pallone, se ne va Leonetti, si distende il portiere di casa, Iavarone conquista la sfera, se ne va Danella, lo scambio con la Vattone, la libera per il quinto gol, spedendo la palla in fondo al sacco per la quinta volta per la formazione di Fontemaggi, la palla messa in mezzo, adesso lotta Donnini, Carrà, palla lunga, se ne va Di Blasio, esce anche Iavarone, respinge il pallone, il tiro e il gol bellissimo da parte di Suriano. Il mister Civita ci crede nonostante il passivo Di Blasio, se ne va da sola, c'è il gol dopo un minuto, Di Blasio gli fa soffiare il pallone Mantese, se ne va Aiello da sola, è da sola il tiro, palla fuori, intanto resta veramente poco all'Ostia per la possibilità di recuperare, Aiello adesso smanaccia il portiere ospite, Leonetti mette giù Mastro Francesco, avanza, fa tutto da solo, poi libera la Vattone, il tiro, anzi la Danella, correggiamo, la Danella che porta a 6 le marcature. Consulta il cronometro il signor Apollonio e decreta la fine dell'incontro. Lanzio Lavinio batte l'Ostia per 6 reti a 3.